La relazione che instauriamo con le persone ci permette di distinguere ognuno di noi rispetto ad un altro individuo. Il tempo e le attenzioni che investiamo per crearla sono importanti per conoscere i nostri punti di debolezza e forza. L'importanza che noi diamo ad una persona è associata alla forza del legame che riusciamo a creare. Esso ha il potere di unire due persone attraverso l'aiuto reciproco nel momento del bisogno e la condivisione di pensieri che ci aiutano a crescere e migliorare. I legami che gli esseri umani instaurano non badano alle apparenze, ma si fondano sul sentimento del bene e dell'amore per l'altro. Non è ciò che vediamo delle persone che le rende speciali ai nostri occhi, ma quello che sentiamo per loro e che ci trasmettono. Solo la nostra sensibilità percepisce la singolarità dell'individuo, la sua unicità. Instaurare legami fa parte della nostra natura. Incrociare strade diverse, condividerne il percorso, creato dalla scoperta reciproca di noi stessi agli occhi dell'altro, condividendo le nostre paure, debolezze e gioie è il nostro obiettivo. Nella mia vita ho creato diversi legami, alcuni molto fragili, che si sono interrotti nel corso del tempo. Quelli più forti sono stati minacciati dalla mia dipendenza. Questa ha preso sopravvento su tutto, sul lavoro, sulla famiglia e sull'amicizia. Essi avevano perso la loro importanza ed erano stati sostituiti dalla sostanza, l'unica mia preoccupazione. Con essa avevo iniziato ad instaurare un legame dannoso, in cui predominava, arrivando al punto di addomesticarmi. In comunità ho incontrato delle persone che mi capivano, capivano il mio malessere associato alla dipendenza. Attraverso il gruppo sono riuscito a vedere e capire maggiormente le mie paure e sofferenze. Qui ho avuto la possibilità di ricreare dei legami e di ricevere e dare affetto. L'aiuto reciproco, la condivisione di pensieri ed emozioni ha aumentato giorno dopo giorno l'intensità del rapporto. All'interno del gruppo non mi sono mai sentito giudicato e sono riuscito a confrontare me stesso attraverso la loro storia. Ho capito l'importanza dei legami nel momento in cui non ne avevo più. Non è stato facile ritornare a crearne dei nuovi, ma è solo grazie a loro se sono riuscito ad andare avanti. Da solo non ce l'avrei mai fatta. Il percorso che sto seguendo mi aiuta a capire quanta parte del mio miglioramento io debba alla forza dei legami instaurati con i miei compagni. Con loro mi sono sentito fin da subito a casa. Ho avuto la fortuna di confrontarmi con persone che non hanno mai cercato di trasformare quello che sono. E grazie al loro importante contributo che termino la mia giornata, con la sensazione di aver sperimentato un viaggio all'interno di me stesso ed essere approdato a nuove ed importanti consapevolezze.